Stai pensando e ripensando che ti piacerebbe aprire un canale YouTube, ma magari ti vergogni o sei preoccupato delle reazioni e dei giudizi delle altre persone? Nel video di oggi cercherò di aiutarti a superare questo ostacolo e di farti capire se YouTube è il posto giusto per te. Per prima cosa, fammi sapere nei commenti esattamente che cosa ti blocca, che cosa ti fa paura, così io o altri YouTuber potremo cercare di aiutarti e sostenerti. Ciao, sono Sara, esperta di YouTube e content creator. Lavoro su questa piattaforma dal 2016, ma devi sapere che quando ho girato il mio primo video tanti anni fa ero terrorizzata. Addirittura ho girato il mio primo video di nascosto, non l'ho detto a nessuno e quasi speravo che non lo vedesse nessuno. Eppure l'ho fatto, nonostante io fossi una persona estremamente timida, chiusa e introversa, e non me ne sono mai pentita. Anzi, di una cosa mi sono pentita, di non essermi buttata prima. Come ho trovato il coraggio, ti starai chiedendo? Ebbene, te lo spiego nel video di oggi. Stai tranquillo perché non ho nessuna intenzione di obbligarti o convincerti ad aprire un canale YouTube. Voglio solo aiutarti a superare l'ostacolo della paura, se è quello che ti blocca, raccontandoti cosa ha funzionato per me. Partiamo da questo punto. Se ti vergogni a mostrarti in video, magari perché non ti senti attraente, perché hai un'età avanzata o semplicemente perché ti mette ansia mostrarti di fronte a tante persone, ti invito a ragionare su due aspetti. Innanzitutto, il primo video che farai sarà probabilmente visto solo da una manciata di persone, a meno che tu non ti riveli immediatamente un mago del videomaking e tu faccia subito un video spettacolare, ma a quel punto saranno i riscontri positivi a darti la sicurezza che ti mancava. Nella maggior parte dei casi, però, è vero che i nostri primi video saranno, diciamo, i nostri video peggiori, sia per la mancanza di capacità tecniche, sia per l'imbarazzo davanti alla camera. Ma davvero questa cosa non ti deve mettere ansia, perché il pubblico che avrai sarà molto molto ristretto, quasi inesistente, quindi non ti ansiare con l'idea "Oddio, mi vede il mondo intero". È un bene che i nostri primi video li vedano poche persone, sono un banco di prova, sono un test, e stai sicuro che migliorerai video dopo video. Quindi non ti caricare di troppe aspettative, è normale che il tuo primo video non sarà un granché, ma solo realizzandolo riuscirai a vedere e a capire cosa ti manca e su cosa devi lavorare. Se il video resta nella tua testa, sicuramente non potrai migliorare. La seconda cosa che devi sapere è che sì, probabilmente potrebbero arrivare delle critiche, dei commenti poco gentili anche da parte di sconosciuti. Da questo non ti posso salvare, ti posso solo preparare dicendoti che non ti preoccupare, i commenti negativi non arrivano perché tu hai dei difetti, perché tu sei brutto, basso, antipatico o chissà che altro. I commenti negativi arrivano assolutamente a tutti. Anche se tu non avessi nessun difetto, stai tranquillo che te lo troverebbero. È purtroppo la natura dei social e del web. Ovviamente si spera che queste cose restino nell'ambito del commento sgradevole, che si può sempre nascondere e cancellare, e che non diventino nulla di più grave, ma in generale cerca sempre di non prendere sul personale e di lasciarti scorrere addosso le critiche negative da parte di persone anonime che si nascondono dietro una tastiera. Nella maggior parte dei casi, se li ignori, o ancor meglio se rispondi con ironia, si stuferanno presto e andranno da un'altra parte. Se vivi proprio male l'idea di mostrarti in volto mentre fai video su YouTube, devi sapere che ci sono diversi modi per aprire un canale YouTube senza mai mostrarti in volto. Ad esempio, puoi fare dei tutorial in cui mostri solo le tue mani, delle lezioni in cui mostri solo delle slide, delle performance artistiche in cui mostri solo l'opera d'arte o la fai sentire se si tratta di musica. Puoi anche creare o farti creare da un professionista dei disegni o delle animazioni che stiano in scena al posto tuo. Non ti nascondo che alla lunga, se il canale crescerà bene, se riuscirai a creare un bel gruppo, una bella community che ti segue, sarebbe un valore aggiunto mostrarti in volto perché il tuo pubblico possa vederti e riconoscerti. Si creerebbe un legame ancora più forte con chi ti guarda. Ma nessuno ti vieta di farlo in seguito, magari quando avrai raggiunto una certa tranquillità e dei buoni riscontri da parte del pubblico. Come ti ho accennato, quando ho iniziato io ero terrorizzata dal giudizio delle persone, ma anche dal giudizio delle persone che mi stavano più vicino, e così ho deciso di fare tutto in segreto. Ho girato il primo video da sola perché non sapevo come sarebbe venuto, ho aperto il canale e ho caricato il video. Immediatamente dopo aver caricato il video, devo dire che mi sono sentita più tranquilla. Non era accaduto niente di grave, non era cascato il mondo e addirittura avevo racimolato qualche like, così
mi sono convinta finalmente a farlo sapere almeno alle persone che mi stavano più vicine. Non so se tu vorrai fare lo stesso, io ti butto lì quello che ha funzionato per me. Puoi fare la stessa cosa se ti fa sentire più sicuro, ma ti posso assicurare dopo tanti anni che fare un video su YouTube non è la fine del mondo. Se sei un po' diverso da me, magari invece ti piacerebbe seguire un percorso completamente diverso e magari chiedere un aiuto, un sostegno da parte delle persone di cui ti fidi. In quel caso potresti girare il video e mostrarlo in anteprima a tuoi amici o conoscenti per chiedere loro un feedback. Oppure potresti anche farti aiutare da loro nelle riprese. In questo modo potranno darti dei pareri e dei consigli. Ovviamente saranno consigli filtrati dall'amicizia che vi lega, ma comunque qualche spunto interessante potresti trarlo da questa conversazione. Prima di passare all'ultimo consiglio, ci tengo a dare il benvenuto ai miei nuovi supporter su Patreon, Dario e la zia Sabri. Se anche tu vuoi dare un contributo concreto alla crescita di questo canale, ti consiglio di dare un'occhiata al link in descrizione per la mia pagina Patreon. Troverai una serie di ricompense interessanti ed esclusive. Eccoci a un altro importante consiglio. Una cosa utile che puoi fare è cominciare a girare 2, 3, 4 video senza l'idea di pubblicarli su YouTube solo per te, come se fossero dei test. Se non hai mai girato nessun video, infatti, non riuscirai neanche a immaginare come potrebbe essere e qual è l'effetto che fai in video. Fare dei test senza l'ansia di doverli pubblicare può essere molto più tranquillizzante e i video potrebbero venirti anche meglio di quello che ti aspetti. Dopo che li hai girati e montati, puoi valutarli. Sono venuti male? Li puoi buttare, ma almeno hai un punto di partenza per capire su cosa devi lavorare. Se invece sono venuti bene, magari ti verrà anche voglia di pubblicarli. Ricorda che puoi sempre caricare un video come privato o non in elenco sul tuo canale YouTube in modo che non sia pubblico, ma che tu possa condividerlo privatamente solo con le persone di cui ti fidi e a cui vuoi chiedere un feedback. Fare video su YouTube può essere stressante, si possono ricevere delle critiche poco carine, ci vuole tempo per migliorare la propria tecnica, quindi onestamente te lo consiglio solo se hai una forte motivazione per farlo, personale o professionale. Ma se hai questa motivazione ti consiglio di buttarti, perché solo girando e pubblicando il primo video, e poi il secondo, e poi il terzo e così via, avrai modo di tranquillizzarti e di migliorarti. Io, come ho raccontato in questo video che ti consiglio assolutamente di vedere, ho trovato in YouTube il posto perfetto per esprimermi, nonostante la mia timidezza e la mia chiusura. Spero che quello su YouTube sia un viaggio fantastico anche per te. Alla prossima!